ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi passerete... Cosa stai facendo? Mi svegliato. Ah, stai registrando. Sì, stai registrando. Oggi passerete una giornata con noi. E questa è la faccia di Gianluca che ha appena scoperto che sono le 11. Ma come 11? Ieri mi hanno detto che andavamo a correre e ci allenavamo stamattina. Sono carico. Lo facciamo? Dai. Andiamo. No, vai. Ciao, buongiorno. Sta spaccando la schiena a Lara. Oddio, oddio. Ciao papà. Ciao, non volevamo fare colazione e stiamo resistendo, non la faremo. Però è dura, molto dura. Ceretta in the making. Io la botta anche a me alla gamba. Cavolo, qua ci vuole un tosa erba, ragazzi. Ma no, ma lì in mezzo poi, guarda che si vede. Ah! Ma non fa niente. Oh merda. Ma guarda, non fa niente. No. Non si vede niente. Non si vede perché non vengono fuori. Cioè, ok ragazzi, dopo mezz'ora che ci siamo alzati, doveva essere andiamo a correre subito. Biglietti? Sto spiegando l'allenamento. Voglio dare biglietti per il parcheggio. Cioè, per subito. Quanti? Vabbè. Quante ore? Stai zitto. Allora, praticamente faremo un allenamento molto semplice, nel senso che faremo una mezz'oretta di corsetta, dopodiché faremo degli esercizi a corpo libero e poi andrò al supermercato a comprare una banana per la colazione. Una banana, ci vuole il brioche. No, non è una banana, non è una banana. Allora ragazzi, poi si dice che l'allenamento a corpo libero non serve a niente. Madonna, quando non c'è la palestra, secondo me va benissimo. Gianluca è fradicio, fradicio. Io sono un po' sudatina, però neanche tanto, sinceramente. Però madonna, per svegliarsi serve un botto. E adesso colazione. Ciao Nico, buongiorno. All'alba di mezzogiorno e mezzo. No, ma non adesso. Ci siamo? No. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo Nico, ci siamo? Colazione con una mega bowl con pesche, sotto c'è l'avena, anacardi, che sono questi qua ragazzi, trovate sempre tutto qua sotto, che vi lascio il link dello store di Bull Powders. Uno di questi biscottini qua ragazzi, che sono la mia infanzia, sono i biscotti principe e in Italia non esistono, ma sono la fine del mondo. Poi un pochino di muesli al cioccolato e proteine gusto cioccolato caramello, che anche queste qua le trovate qua sotto. Questa è la differenza di colazione. Senti, allora, io ho già mangiato l'avena finita. Le proteine le ho già mangiate, adesso è il momento della mia brioche. Dei dati. La salvaggia è qua sotto, per il salvaggio, mio amico. C'è lo store? Qua sotto c'è lo store da Mimmo. C'è anche l'intersivo Sunny Delight. È succo. È succo. E ci siamo, siamo pronti per andare in spiaggia. Quasi. Quasi, quasi. Anche Nico è pronto con le ciabatte da pesce. Sì, sì, sono pronto. Andiamo a vedere Lara cosa sta facendo. Faccio il letto. Ma non si fa il letto. Invece sì ragazzi, fate il letto che sarà la mamma si arrabbia. Ma non c'è, non c'è. E sono io la mamma. Ok, ok. Questo è il mio costume di oggi. E c'è pure lo specchio sporco, però vabbè. Adesso sono gonfio perché ho mangiato, però di solito sono più magro. Non è vero, non è vero. Io invece, raga, sono rachitica e non riesco a capire se sto meglio così magra oppure sì, più grossa. Stai non lo so. Stai meglio così. Rispondetemi qua sotto nei commenti se sto bene meglio così o più grossa. Così, così. Scrivetemi qua sotto se sto meglio con la barba o senza barba. Oppure con la schiuma da barba. Con la schiuma da barba direi. Così. Ah, oltretutto ragazzi vi lascio qua sotto il canale giallo. Attenzione, attenzione, sono arrivato a 451 iscritti. A breve video su... L'Indonesia, l'Indonesia. Esatto, che è appena tornato.
Allora, adesso in realtà siamo a Plaza de Arro, non so ragazzi come si pronunci sinceramente. Era un posto dove eravamo l'anno scorso, noi in realtà alloggiamo a Lloret de Mar, siamo sempre lì, però oggi volevamo cambiare. Giallo, cos'è che hai detto? Che ti piace questa casa? No. Beh, in effetti è molto bella. È la casa più brutta che abbia mai visto. Ma perché, come si chiama? Si chiama Lleida. Allora, Lleida è il nome del paese in cui andrò in Erasmus poi l'anno prossimo. E vabbè, Gianluca, ma dai, dobbiamo andare. Vabbè. E fa questo effetto a Gianluca sentire questo nome. Allora, adesso c'è in atto la scelta del posto dove mettersi. Allora, io volevo mettermi qua, che comunque c'è un sacco di posto. La Lara là, perché ci sono le docce. Infatti ci mettiamo lontano. Allora raga, esattamente dietro di noi c'è un gruppo di settantenni che stanno fissando Gianluca da 10 minuti. E lui si è messo in posa pure. Indispensabile ragazzi per diventare bionda, ancora più bionda, la camomilla sui capelli. Io mi porto sempre questa bottiglietta piena di camomilla che faccio a casa, sembra pipì, che andrò a mettere sui capelli e farò poi asciugare al sole per un paio di ore. Dopodiché i miei capelli comunque un pochino si schiariscono per realtà. Mi raccomando, cosa sto facendo? Camomilla! Qualcuno ha ordinato dei gelati? Sì, grazie! McFlurry fa diventare così, eh! Tutto McFlurry! Allora, abbiamo fatto colazione molto tardi, in realtà era mezzogiorno e pasta. Il sole mette fame, ci siamo davvero cotti, ho messo pure l'olio e sono bella nera, devo dire. E quindi adesso ho gelatino, cioè. Dai, buonissimo raga, ma nonna, quello della Lara è più buono. Lara, me lo dai? Guardate, cioè, tanta roba. Allora, abbiamo fatto un sacco di foto, tantissime. E Gianluca poi ha preso anche il costume nuovo, a mutandina, che carino. No Gianluca, dai che mi smonetizzano il video poi, se si fa vedere altro. E niente, adesso tra un po' andiamo a cena qua. Dopodiché torniamo a Lloret, ci prepariamo e andiamo a fare serata. Gianluca è solo busto. E sono troppo bassa, non ce la faccio. Vi piace allora questa espressione o quest'altra? Scrivete se vi piace di più questa o quest'altra. Oltretutto praticamente stavamo cercando di fare una foto sotto un palazzo, in realtà era un palazzo gigantesco. Sono una sopravvissuta, dico solo questo. E hanno lanciato un uovo da un balcone e l'hanno presa sul piede. Quasi presa. Ma è arrivato a mo' di proiettile. Quasi presa. Di proiettile. Godo un sacco. È stato lui, è stato lui. E Nicola l'ha salvata. Ah no, ah no. Sono lì come. Sono arrivato. Quasi. È la mia prima pasta dopo un mese e mezzo che non la mangio. A parte che sono 800 grammi. Però è buona, buona. Che dici? Ma siete buona? Te gusta? Mi gusta, mi gusta molto. Allora ragazzi, questo è il preserata a ritmo di Rosario Muniz. Vai Samir, perché io dondolo. Dopo i balli di gruppo, un po' di cultura, un po' di cultura. Abbiamo un problema, non si apre la cecchina. Cioè nel senso che la valvola è bloccata. E stiamo cercando in tutti i modi di spaccarla. Aiuto! La plastica! Siamo vestiti uguali. Comunque ragazzi, anche questo video finisce qui, adesso andiamo a far serata. Allora, per questo video qua, se vi è piaciuto, voglio davvero un sacco di like. Fatemi capire che questo format vi piace e ne faremo altri e vi porteremo con noi in serata anche. Quindi poi vi porteremo con noi successivamente a far serata. L'ho già detto mille volte, però raga, se mi continuate a... Ricordatevi che vi porteremo con noi a far serata. Se tutto ciò vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!